Buonasera fratelli e sorelle nerazzurre, appena finita Cagliari-Inter 2-1 per il Cagliari. No, 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 no. Allora, no, così non va bene. Perché, come ho detto sempre, come ho sempre detto, si può vincere, si può perdere e si può pareggiare. Ma non si può aver paura di giocare. Questa sera, dopo 10-15 minuti, si era capito benissimo che ben che vada ci sarebbe uscito un pareggio per noi, ben che andava per noi, avremmo pareggiato. Non potevamo fare di più. Ora, capisco, e veramente lo capisco, il fatto che la nostra rosa già di per sé, non è chilometrica, già di per sé. Stanno giocando sempre gli stessi. Abbiamo avuto una partita molto difficile domenica contro la Fiorentina. Com'è finita? Lasciamo stare. Però è giovedì, abbiamo la Coppa UEFA, Christopher. Dobbiamo andare in Germania o vengono i tedeschi a noi, non mi ricordo, non è questo il punto. Abbiamo una partita importante. Ma cazzo, sto João Mario e sto Gagliardini che non ci stanno nella lista. Ma cazzo, falli giocare. La Samoa, io la Samoa non lo capisco, cioè, ma veramente non lo capisco. Ma perché, cioè, non è un fenomeno, per amore di Dio, non lo era nemmeno la Juve. Però cazzo, sembra morto. Perisic stasera, beh, ci sta che non ripeto, non è, hanno tutte le attenuanti del caso perché la nostra rosa non è chilometrica, non è chilometrica, abbiamo i nostri problemi soprattutto davanti, Lautaro si è visto che insomma è stanco, è abbastanza stanco il ragazzo, è inesperto, è stanco, eccetera, eccetera. E ripeto, ci può stare, ci sta. Però questi sono stati dei bulldozer. Cioè, noi abbiamo fatto fare i professori a gente come Ionita, Serna, Cepitelli, Joao Pedro, Barella, super giocatore, Pavoletti, che io ho un po' nel cuore perché giocò qui a Lanciano tanti anni fa. Quindi un po' sono un po' affezionato a Pavoletti. Ma è comunque un giocatore da 12-13 gol al campionato. Mi prenderei volentieri il suo stipendio, ma non. Insomma, non è che stiamo parlando di sto Roberto Baggio. Faragò. Cioè, non va bene, non va bene. Adesso, cioè, Gagliardini e João Mario sono scarsi, nessuno dice il contrario, ma perché non li fai giocare? D'Ambrosio già ha i suoi limiti, che per amore di Dio è un buon difensore, un buon terzino, ma non è chissà che. Ma fai giocare Pedro Soares. Oddio, non ce la faccio più, non ce la faccio più, perché guarda, questa stagione era partita con tante chissà cosa, e mo alla fine ci ritroviamo che, cioè, se vince il Milan ci supera, se vince pure la Roma viene a pari punti, io non so, cioè, forza Lazio, visto che abbiamo il gemellaggio con i laziali, forza Lazio, speriamo nella Lazio almeno, e la prossima domenica c'è il derby, cioè, se poco poco il Milan. Ecco perché le partite non vanno sbagliate. E non vanno. Stasera l'abbiamo sbagliata. E domenica ce l'hanno rubata. Stasera è stata una partita completamente sbagliata. Ranocchia, io ti voglio bene.
Ma veramente io ti voglio bene. Sì, io penso di essere l'unica persona al mondo che ha la maglietta di Ranocchio. E ce l'ho. Ce l'ho. Però Ranocchia non è Materazzi. Materazzi veniva spesso schierato in attacco. Ma perché Materazzi non che avesse questi piedi così educati, ma prima era alto 1,95. Aveva un fisico della miseria, un piede che tirava le punizioni, quindi comunque niente male. E anche se alla fin fine da attaccante non è che abbia fatto gol o cose del genere, ma aveva una prestanza fisica che magari guadagnava un calcio d'angolo, magari, cioè, avere. Ma perché l'ha fatto giocare Colindo? Oggi ha convocato Colindo per la prima volta. Sto ragazzino è la primavera, metti lui. Cioè, tanto. Però Ranocchia, io ti voglio bene, mi devi credere. Io, se riesco, giovedì, post partita, faccio il post partita con la maglietta di Ranocchio. Per farvi capire quanto io voglio bene a Ranocchio. Ma non è un attaccante, è un difensore scarso. Non abbiamo un cazzo di terzino decente. Cioè, veramente, noi dobbiamo. Le nostre preghiere sono per D'Ambrosio. Che, ripeto, con tutta la sua. Con tutti i suoi problemi, continua ad essere il miglior terzino che abbiamo. Io non lo so. Ma Samoa. Finito. Versalico, giocatore finito. Chi è l'altro? Cedric Soares l'abbiamo preso. Non è nemmeno così. È un altro D'Ambrosio. Non è chissà che. Non gioca. Skriniar e De Vrij stasera un po' rincoglioniti. Vabbè, basta. Io ho finito. Ho finito perché devo continuare a sclerare. Quindi, però vi dico una cosa, così non va, questa partita non mi è piaciuta, non mi è piaciuta perché non c'era, si può vincere e si può perdere la partita, ma se tu a fine partita hai dato tutto, hai dato veramente tutto, sta a posto, vai a casa tranquillo, che tu, io, ho dato tutto, sono stati più bravi di noi, anche se magari non lo sono più bravi di noi, però sono stati più bravi di noi, quindi pace, amen. Questa sera a parte Nainggolan. Con tutte le attenuanti, tutte, ma veramente no, ragazzi, no, così no, non va proprio. Pazza Inter, amala, ragazzi, ma così non va.